Ciao a tutti, oggi giocherò a fare un po' l'intervistatrice dei miei colleghi e vi facciamo un po' vedere oggi cosa stiamo facendo in laboratorio. Giro la fotocamera. Ecco a voi i miei colleghi, Ciao a adesso vi tutti. presento anche Valentina che ha iniziato il suo tirocinio oggi ed è venuta un po' a vedere il lavoro di laboratorio, quindi niente, ti chiedevo Valentina un po' quali sono i tuoi studi e quello che vorresti fare. Io studio Scienze e Tecnologie Egoistiche alla Statale di Milano, che fa parte di Scienze del Farmaco, e vorrei lavorare nell'ambito cosmetico. Bellissimo, allora adesso lascio, anch'io ho fatto l'università a Milano, siamo colleghe. Allora, adesso passo la parola a Cristina e Ivano, che invece stanno facendo lo shampoo doccia alla lavanda, e poi vabbè, vedremo magari anche un passaggio e chiedo a loro, magari mi metto di qua, un attimino, insomma, le particolarità del nostro shampoo doccia. E questi prodotti fatti in piccoli quantitativi ci permetteranno di avere un prodotto sempre fresco per il consumatore, perché noi puntiamo proprio un po' al background, quindi a ritornare un po' alle origini, fare dei prodotti naturali. La lavanda è anche una lavanda a chilometro zero, Bravissimo. diciamo, quindi c'è un'attenzione anche nell'utilizzo degli oli essenziali e appunto anche nel rispetto Del del mondo nostro che ci circonda. perfetto, perfetto. Allora mi fate vedere qualche passaggio, lo facciamo vedere anche ai nostri ascoltatori. Bene, tanto velocemente mi ha fatto già con Valentina. Questa è la prima dose, è brutta da vedere a livello colorativo, poi quando verrà Sembra miscelata cambierà un po' aspetto. nuovo quasi. Sembra un nuovo strapazzato, semi strapazzato. Strapazzato. Però questa cosa qui, poi aggiungeremo altri ingredienti di base per poi fare una cosa omogenea. A Ok, dopo. a dopo. Vi facciamo Hai vedere ragione. come dalla miscela di prima, aggiungendo l'acqua, abbiamo ottenuto questo. Adesso ci fai vedere frullandolo com'è la consistenza. Vai che. Vedete che noi facciamo tutto a mano artigianalmente. E adesso ci rivediamo col prossimo passaggio. Valentina Disastro sta sono, eh? misurando il nostro olio e aggiungendo l'olio essenziale di lavanda a chilometro zero, come ci diceva prima Cristina, ci ricordava Cristina. Consigliato per tutti e Per per chi ha tutti. problemi è proprio Sì, stupendo, ma chi facesse fantastico. sport, quindi docce frequenti, shampoo frequenti, è il massimo, insomma, direi che proprio è facilissimo. Perfetto, infatti. E poi un'altra cosa della lavanda, se posso aggiungere, è che a parte la profumazione molto gradevole, è anche rilassante. Quindi quando noi andiamo a fare il nostro bagno, shampoo alla lavanda, vero Cri, ci rilassiamo Sì, tantissimo. tantissimo. E te soprattutto anche quando lavorai nel giardino ti rilassi, quando la vai a Sì. curare nel tuo giardino, Sì. quindi ecco Perfetto. qua. Eccoci qua, dopo tanto lavorare, mescolare e imbottigliare. Ecco il nostro shampoo doccia finito, etichettato, e volevamo farvelo vedere. E come vi dicevo, questo shampoo doccia, che è ricchissimo di olio essenziale di lavanda, è proprio molto utile per le pelli delicate, sensibili, per il prurito cutaneo, per le dermatosi, per la forfora, proprio per tutti quelle, diciamo, fastidi e problematiche della pelle dove c'è arrossamento, prurito, secchezza, perché oltre al fatto che questo shampoo doccia ha una base delicatissima perché è tutta vegetale, ha un altissimo contenuto di olio essenziale di lavanda che, come vi ricordavamo e vi dicevamo, ha delle proprietà veramente fondamentali per le pelli delicate e sensibili. Per cui, insomma, vi consigliamo di utilizzarlo cioè, sempre, perché comunque è gradevolissimo e ha anche delle proprietà rilassanti, ma è proprio indicato soprattutto per le pelli sensibili e problematiche. E poi anche questo effetto rilassante, quindi in più potrete avere questo beneficio. Un bacione a tutti, grazie
Grazie dell'ascolto e scusatemi se insomma mi sono improvvisata un po' così intervistatrice, spero che vi piaccia. Un bacione a tutti.